partita, però forse, non so, loro sono stati bravi a concretizzare, noi meno bravi. Si immagina Bologna così tosta? Sì, sicuramente, è una squadra che si farà fatica a venire a prendere punti qui a Bologna, da qua alla fine. L'avevamo vista in video, insomma, giocatori concreti, pratici, che hanno portato un tasso di esperienza importante alla squadra. E poi una squadra che nei momenti topici riesce a rallentare i ritmi, a spezzare il ritmo della partita, quindi è una squadra che credo che possa fare benissimo fino alla fine. Secondo tempo tutto all'attacco, non è bastato? Purtroppo non è bastato, abbiamo avuto qualche occasione insomma per ribaltarla, per riprenderla più che altro, però non, ripeto, non siamo stati bravi a concretizzare. Cosa si riporta a casa? Punti ne nessuno, però qualcosa? Però penso che usciamo a testa alta perché non credo che meritavamo di perdere, quindi portiamo a casa qualche certezza e purtroppo 0 punti. Si torna da Olbia con una sconfitta, nonostante una gara giocata a viso aperto, nel secondo tempo nella metà campo ospite, però 0 punti. Sì, il dispiacere è quello, perché abbiamo concesso un'occasione e quella appena che è bastata, non deve essere una scusante, si potrebbe sicuramente rimediare, rimetterla in piedi. Loro si sono difesi nel secondo tempo come deve fare una squadra che vuole salvarsi, e sapevamo che avevano questa caratteristica di essere bravi a chiudersi dietro quando passano in vantaggio. Però c'è dispiacere perché è una partita giocata non male, anzi una di quelle che ti lascia anche tante cose buone, no? Quanti altri risultati. Solo che penso adesso veramente si debba solo resettare e pensare a quella di mercoledì, che ha un'importanza incredibile, forse la più importante in assoluto per quest'anno. Appunto, si rigioca subito mercoledì, meglio così, per magari metabolizzare meglio questa sconfitta. Meglio così perché ci è rimasta un po' di rabbia, dai, se nel tempo l'hai detto anche te, abbiamo fatto partita noi, siamo stati nella loro metà campo tutti i 45 minuti. Ci è mancato lo spunto, ho avuto quell'occasione importante Cerretelli a pochi minuti alla fine, però ti ripeto, rimane dispiacere, dai, fare tanta strada, giocare comunque una buona partita e tornare a casa a 0 punti fa girare le scatole. Resta il fatto che questa non è una squadra che come valori era ultima classifica, perché è una buona squadra, l'ha dimostrato nelle ultime partite, forse una di quelle sta meglio, e niente. Ripeto, si volta pagina e ci mettiamo a lavorare con mercoledì. Sul morale della squadra, sulla seconda sconfitta di fila in trasferta, cosa dirai ai tuoi compagni per uscire un po' da questa impasse? Ma guarda, c'è poco da dire, compagni. Comunque l'approccio delle partite, sia di rinate sia oggi, sono partite giocate bene, fatte come si deve. Quindi in questo c'è poco da dirvi. Ci eravamo abituati male, no? Perché avevamo 22 di fila fuori, però insomma sono convinto che possiamo rimetterci in carreggiata, ma ti ripeto, l'importanza vitale l'assume la partita di mercoledì col Pontedera, quella è una partita da non sbagliare.